È arrivata con un clamoroso ritardo in città la delegazione della 12ª Commissione parlamentare permanente Igiene e Sanità del Senato della Repubblica, in missione a Caltanissetta per svolgere un'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale, sull'incidenza dei tumori e delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica nel territorio di Gela. I senatori presenti in prefettura, dove nel piano nobile e nel salone degli specchi è stato allestito un apposito tavolo per le audizioni, hanno udito in prima battuta il prefetto di Caltanissetta, Maria Teresa Cucinotta, Fernando Asaro, a seguire anche il direttore generale dell'ASP, Carmelo Iacono, ed il presidente provinciale dell'Ordine dei Medici, Giovanni d'Ippolito. La delegazione, composta per la visita siciliana, che ha toccato anche la città di Ragusa, è stata composta appunto da quattro senatori: Lucio Romano, presidente, Maurizio Romani, Luigi Gaetti, Venera Padua, un maresciallo dei carabinieri ed un medico consulente della commissione. È un'indagine conoscitiva che la Commissione Igiene e Sanità sta portando avanti sul tema inquinamento ambientale, tumori, malformazioni feto-neonatali ed epigenetica. E questa rientra tra le tappe obbligatorie da parte della Commissione per un approfondimento su temi particolarmente delicati e che sono molto, molto all'attenzione dell'opinione pubblica. La situazione di Gela è una situazione grave e complicata. Alla fine cosa deciderete di fare questi atti? Che risultato avranno? Dove li porterete? Ascoltiamo prima le audizioni e poi provvederemo a fare una relazione che sarà sottoposta all'attenzione di tutti i senatori della Commissione Igiene e Sanità per i provvedimenti dovuti.